Benvenuti Natalizia, evviva! Mi avete richiesto talmente tanto questo video che non potevo non farlo, non potevo non farlo. Volevo farlo prima, ma questo è un genere di video che richiede un sacco di ore di filming e un sacco di ore di editing, quindi tanto appunto, tanta registrazione, tanto montaggio, altrimenti l'avrei fatto prima, ma appena sono riuscita l'ho filmato per voi, perché è un genere di video che io amo filmare e so che vi piace tanto, quindi finalmente sono troppo contenta quando riesco ad esaudire le vostre richieste. Ovviamente fatemi sapere, insomma, tutti i vostri commenti, se vi è piaciuto questo video, quale routine volete vedere prossimamente. Potrei fare una spa, una relax routine oppure una night routine, insomma fatemi sapere assolutamente, appunto perché mi diverto tantissimo a girare le routine. Quindi bando alle ciance, io vi lascio al video, spero tantissimo che vi piaccia, mia femmini, vi voglio bene, un bacio grandissimo e alla prossima, ciao! Ragazzi e ragazze, hello, benvenuti ad una nuova morning routine, questa versione natalizia ma inizia sempre allo stesso modo, cioè io che non ho voglia di alzarmi perché non sono per niente una morning person, quindi quando sento la sveglia l'unica cosa che voglio fare è spegnerla, ma dopo la centesima volta solitamente mi alzo. Quindi tra uno sbadiglio e l'altro, piano piano, tocca alzarsi. È sempre dura la mattina, per me soprattutto. Queste sono le mie nuove ciabattine con gli unicorni, le adoro e le ho prese su ASOS, perché tantissime credo me lo chiederete e le amo, sono troppo carine con gli unicorni. Beh, questa sono io che metto a posto il letto, nel senso lo faccio arieggiare, poi spalanco la finestra in modo appunto che si arriegge tutto quanto e poi prima cosa vado subito nella doccia, questo lo riconoscerete, è il bagno di Tomas, ma siccome c'è la doccia vado appunto sempre a, mi ospito da sola nel suo bagno e faccio la doccia la mattina, la i capelli solitamente un giorno sì un giorno no, quindi oggi non è giorno di lavaggio capelli perché li ho lavati ieri, quindi oggi appunto vi faccio vedere soltanto il detergente per il viso e il detergente per il corpo che ho utilizzato. Dopodiché torno nel mio bagno dove ci sono tutti i miei prodotti per la skin care, per la cura della pelle e inizio appunto con la skin care routine. La prima cosa che metto è sempre la crema occhi, oggi uso la It's Potent di Benefit, mi piace molto questa crema perché è idratante, ne basta poca, idrata bene la zona e appunto me la lascia morbida e anche perfetta come base per il trucco, e quello che mi rimane sul dito lo metto sempre sopra il labbro superiore per prevenire eventuali rughette. E poi vado a stendere questa crema invece di Givenchy, questa è molto luminosa come crema quindi mi piace usarla sempre la mattina perché poi mi fa un po' da base luminosa anche per il trucco, e vado come sempre, mi raccomando, a picchiettare la crema per il viso, la stendo ovviamente, poi la picchietto in modo da far assorbire meglio il tutto, poi siccome ho l'extension devo pettinare le extension alle ciglia e dopodiché non lo faccio ogni giorno ma un paio di volte a settimana, oggi faccio lo scrub alle labbra, uso il bubblegum di Lush che ha un profumo buonissimo, sa di bubblegum appunto, dopodiché mi cambio, mi metto subito la vestaglia, questa è quella che adoro di Victoria's Secret, super morbidosa e super calda, e vado in cucina, ovviamente stiamo facendo il conto alla rovescia Natale, quindi calendario dell'avvento, e oggi ho trovato questo angioletto, quindi cioccolatino, me li compra sempre mia mamma, ogni anno devo sempre avere il calendario dell'avvento, e preparo la colazione. Se mi seguite nei vlog sapete che la mia colazione tipo è yogurt greco 0% di grassi, quindi vado a versare tutto il contenuto in una ciotola, insomma, in una scodella, poi metto un po' di frutta, oggi ho scelto i mirtilli, poi muesli e un po' di miele. La telecamera sta tremando perché c'era Denver che ci si strusciava sopra e sul cavalletto. Questa è la colazione pronta e dopodiché andiamo in soggiorno dove c'è il nostro albero, sì! Nel vlog l'abbiamo fatto con voi, quindi lo conoscete già sicuramente, e mi metto appunto in soggiorno a rispondere alle mail, a rispondere ai vostri commenti e messaggi e, mentre faccio colazione naturalmente. Ho sempre tantissime mail quando mi sveglio, quindi questo processo dura solitamente
almeno un'oretta o due, e ci sono anche diverse conference call in mezzo solitamente. Dopodiché ovviamente io devo coccolare i gattoni, il gatto Denver mi chiama come sempre non appena mi sveglio, e quindi devo assolutamente dedicargli un po' di tempo, perché lo sapete, lui è un coccolone e ha bisogno di baci e carezze. E quindi ormai lo conoscete molto molto bene, Gatto Denver spopola veramente, Gatto Denver dovrebbe avere il suo canale, me ne rendo conto. E poi naturalmente andiamo a salutare anche Gatta Stellina, che si chiama Audrey, ma a me piace chiamarla Gatta Stellina, e vado a coccolare un po' anche la gatta, che non si muove tanto come Denver, ma adora le coccole anche lei. Poi, visto che è passato un po' di tempo, si è riaggiata per bene la stanza, vado a rifare il letto, mi metto tutto a posto. E poi naturalmente i cuscini non possono mai mancare, amo i nostri cuscini, e questo è il letto, il nostro lettuccio pronto. Poi lavo i denti, in alcune morning routine non vi avevo fatto vedere questo passaggio e tutti mi hanno chiesto: ma non ti lavi i denti? Sì, mi lavo i denti, e quindi uso lo spazzolino elettrico, e poi un passaggio obbligatorio è anche il filo interdentale, lo uso sempre mattina e sera, e non sono mai pigra per quanto riguarda i denti. Ok, a posto. Poi vado direttamente nella mia cabina, ma qui c'è Gatto Denver, quindi devo salutarlo di nuovo. Poi vado direttamente nella mia cabina armadio, anche questa la conoscete bene perché vi ho fatto sia il tour completo della cabina armadio che poi il tour della nostra casetta nuova. Questo è l'outfit di oggi, jeans strappati al ginocchio grigi e maglione oversize giallo e la mia boy bag. In realtà poi ho cambiato idea sulla borsa, qui stavo decidendo se mettere la Dionysus di Gucci oppure la boy bag, alla fine ho scelto per la Dionysus che secondo me si abbina bene al maglione, proprio dello stesso giallo. Ora momento make up, momento trucco. Come sapete, insomma, conoscete bene il mio trucco di ogni giorno, quindi non ve lo faccio vedere in modo completo in questo video, potete andare a vedere via Get Ready With Me i miei tutorial. Comunque creo la mia base e poi qui appunto stendo il blush, mi piace molto questo di Diego Della Palma, se non sbaglio dell'ultima collezione autunno-inverno, molto naturale, quindi qui appunto avevo già fatto fondotinta, correttore e tutto quanto, e poi qui vedete avevo già truccato gli occhi e qui vado a disegnare le sopracciglia. Mi piace usare il gel di Make Up For Ever per truccare le sopracciglia e poi passo alle labbra. C'è questo rossetto opaco di Glossip che mi sta facendo impazzire, devo farvelo vedere in qualche tutorial perché è fantastico, opaco naturalmente. Poi pettino, spazzolo i capelli con la mia teaser, e poi oggi ho fatto questa pettinatura che solitamente faccio nel secondo giorno, appunto il giorno dopo che ho lavato i capelli. Questo è l'outfit completo di oggi, sono già pronta per uscire con il cappotto, anche questo l'ho preso su ASOS, quindi trucco e outfit pronti, ciao e alla prossima, bacio grandissimo! Ok ragazzi e ragazze, questa era la mia morning routine natalizia / invernale, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, io appunto ci metto il cuore veramente a filmare specialmente le routine perché sono i video più complicati per me e sono lì da sola che sposto la videocamera, quindi spero davvero 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 tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere appunto quale routine volete vedere prossimamente, volete vedere una spa routine, una relax routine, una night routine, un'altra morning routine. Insomma, fatemi assolutamente sapere. Ma io vi do un bacio grandissimo e mi raccomando, questo video andrà online domani che è venerdì, quindi vi aspetto lunedì con un nuovo video, se riesco sabato, domani faccio anche una diretta, ma vi terrò aggiornati su Instagram. A proposito, molto spesso vi do degli aggiornamenti su Instagram, quindi nel box di informazioni qua sotto trovate il mio account Instagram, seguitemi lì perché sia appunto su Instagram che su Stories molto spesso magari vi annuncio le live oppure vi do qualche altra anticipazione, vi faccio domande, quindi seguitemi su Instagram perché sono molto presente su YouTube ma anche su Instagram. Quindi questo è quanto, vi aspetto forse domani per una diretta, ma non vi garantisco niente perché siamo a Cortina, non sono sicura di riuscire, ma sicuramente 100% lunedì con un nuovo video, credo che sarà un vlog. Bacio grandissimo mia family, vi voglio bene, un abbraccio come al solito fortissimo e alla prossima, ciao.